Monaco. Sono le 15 precise. Ecco il Führer che rivolge il primo saluto al Duce. Il cordiale incontro dei due condottieri ai quali guarda il mondo intero. La corsa dell'Europa verso la catastrofe è caratterizzata da una serie di incontri di Hitler e Mussolini. Tutta Monaco è nelle vie. Le accoglienze sono deliranti. La folla sa di essere testimone di uno dei più grandi eventi della storia. Nel settembre del 38, con l'incontro di Monaco e con la Cecoslovacchia sacrificata a Hitler da Chamberlain e da Daladier, sembrò fiorire una speranza di pace. Secondo Filippo Anfuso, braccio destro di Ciano e futuro senatore missino, si vedevano le folle bavaresi piangere di gioia. Gli italiani si prosternavano non davanti al Duce come fondatore dell'impero, ma come angelo di pace. In realtà, la guerra si faceva avanti come una frana. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Quando la sera del 10 giugno 1940 Mussolini precipita l'Italia in guerra, si capisce che Monaco è stata un'illusione per i popoli, un errore per Londra e per Parigi, un bellissimo inganno per i due dittatori. Dopo Monaco, Hitler, che pareva pago della mutilazione della Cecoslovacchia, è entrato a Praga coi carri armati. E Mussolini si è preso l'Albania con un'operazione che, pur squarciando il velame della nostra impreparazione militare e della nostra politica nei Balcani, non ha determinato prese di posizione di Badoglio. Poi, con grandi strombazzamenti, c'è stato il patto d'acciaio tra Berlino e Roma. Infine, dopo il patto Ribbentrop-Molotov, Hitler ha tentato una giocata d'azzardo e di prepotenza con la Polonia. Così è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Mussolini, non potendo più bluffare con gli 8 milioni di baionette, ha inventato la non belligeranza. Poi le vittorie tedesche in Francia lo hanno persuaso ad un ripensamento, ad una corsa insensata in aiuto del vincitore. Il disegno politico è di ottenere un bel posto al tavolo della pace, sacrificando un migliaio di vite sul fronte francese. La consegna militare è di non aprire il fuoco per primi contro i francesi. Proseguono alacremente i lavori difensivi lungo la frontiera con la Germania. Per la prima volta nella storia, una guerra ha inizio con l'ordine di non sparare contro il nemico e di irrobustire le difese contro l'alleato. Sul fronte occidentale, dopo giorni e giorni di rigoroso immobilismo, si ordina improvvisamente l'attacco, a furia. Secondo Clausewitz, attaccare la frontiera francese dalla parte italiana è come sollevare un fucile prendendolo per la punta della baionetta. Eppure, di punto in bianco, si tenta l'impresa. C'è un vertiginoso accavallamento di reparti, una lunga serie di imbottigliamenti di valle in valle. Le fanterie non sono equipaggiate per le alte quote, i comandi mancano di troppi dati informativi. Le perdite sono gravi in rapporto ai guadagni territoriali estremamente modesti. I plenipotenziari francesi giungono alla villa incisa alloggiata, località designata per l'incontro coi plenipotenziari italiani.
L'arrivo dei delegati italiani, l'ammiraglio Cavagnari, il maresciallo Badoglio ed il generale Pricolo, il generale Roatta, il conte Ciano. L'arrivo dei delegati francesi. La delegazione italiana a Villa Incisa per la firma dell'armistizio con la Francia è guidata da Badoglio, che ha il compito facilitato dalle richieste moderate di Mussolini. Il maresciallo Badoglio inizia la lettura delle condizioni d'armistizio. Chiuso in quella maniera il fronte occidentale, l'Italia concentra lo sforzo e le speranze sull'Africa settentrionale. E proprio qui Badoglio l'africano dà la misura dei propri punti deboli. La guerra del deserto ha ormai le caratteristiche delle battaglie navali, con manovre a largo raggio in mezzo al mare di sabbia, con tecnologie avanzate, con cooperazione stretta tra cielo e terra. E invece il maresciallo, prigioniero dei ricordi, conta ancora sulle colonne dei Dubat, sui cammelli, sui fortini. Un po' per questa arretratezza strategica, un po' per gelosia di mestiere, un po' per diffidenza, si oppone all'impiego di truppe corazzate tedesche in Libia. Nell'estate del 1940, Mussolini, ossessionato dalle vittorie di Hitler, si slancia a fare le cose che non dovrebbe fare e si cura ben poco delle cose che bisognerebbe fare immediatamente. Così non si assalta Malta, che decimando i nostri convogli deciderà della guerra in Libia, ma si partecipa col corpo aereo e con materiale inadatto alle azioni contro l'Inghilterra. La Libia ha carestia di automezzi, ma immensi parchi di automezzi sono bloccati in Italia settentrionale per la guerra da scatenare nei Balcani. E Badoglio? Badoglio tace. In agosto si spostano truppe e mezzi verso il Friuli per attaccare la Jugoslavia, ma il 15 agosto si silura l'incrociatore greco Helly, mettendo in allarme Atene. E Badoglio tace. È Ribbentrop che interviene su Roma il 17 agosto, bloccando l'attacco imminente contro la Jugoslavia. Per l'asse, ufficialmente, la consegna è di lasciare in pace i Balcani. Ma Roma mette in moto segretamente la macchina della guerra contro la Grecia. All'inizio dell'autunno 1940, Mussolini ordina il congedo di alcune classi. Alla base di questa decisione incredibile, che sfascia i reggimenti che ben presto saranno destinati al fronte greco, si trovano tre elementi. Le sollecitazioni del Ministero dell'Agricoltura per le semine, il disegno di tenere tranquillo e ottimista il paese, il calcolo di rassicurare il Reich, dandogli a credere che non si pensa più ai Balcani. E Badoglio tace. Durante la riunione decisiva del 15 ottobre dice ben poco e non fa difficoltà. Poco si cura dell'assenza dei capi di Stato Maggiore, dell'Aeronautica e della Marina. Non si cura di rilevare che i rapporti dell'addetto militare ad Atene, Mondini, e del colonnello Amè, capo del servizio informazioni, segnalano seri preparativi e ferma determinazione. Il 17 ottobre i capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Marina, non invitati alla riunione del 15 ottobre, esprimono a Badoglio dubbi e proteste. È una grande occasione per riesaminare la pratica. Badoglio ne parla con fermezza a Ciano, proponendo una riunione a Palazzo Venezia e minacciando le proprie dimissioni. Ben presto ci ripensa. Quando incontra Mussolini si limita a chiedere un breve rinvio. Gli sono concessi due giorni. A Mussolini piace la data del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Il 20 ottobre Badoglio va in Umbria a caccia di fagiani. Quando torna, il 22 ottobre, scrive di pugno questa lettera a De Vecchi di Valcismon, governatore dell'Egeo. Il 28 ha inizio la spedizione punitiva contro la Grecia. Questi porci greci avranno il trattamento che si sono meritato. Per l'Egeo sto tranquillissimo, ci siete voi e i vostri magnifici soldati. A partire dalla mezzanotte del 27-28 silurate tutto quello che porta bandiera greca. Viva l'Italia, viva il re imperatore, viva il duce. Così, avuti due giorni da Mussolini, ordina di cominciare a silurare tre ore prima della consegna della dichiarazione di guerra. Il 26 ottobre Badoglio torna in Umbria, a caccia di fagiani. Ad Atene, in occasione di una rappresentazione di Madame Butterfly, l'ambasciatore Grazzi dà un grande ricevimento.
Sulla tavola centrale sono intrecciate molte bandiere italiane e greche, intorno ad una magnifica torta che porta una grande scritta di zucchero filato: Viva la Grecia. Appena prima che cominci l'arrivo degli invitati, cominciano ad arrivare da Roma lunghi messaggi cifrati. È il testo dell'ultimatum italiano al governo di Atene. Qualcosa del segreto trapela. A poco l'atmosfera del ricevimento si fa fredda. Nessuno ha il coraggio di tagliare la torta. A notte alta, ultimata la decifrazione, l'ambasciatore può prendere conoscenza delle disposizioni per la consegna del documento, prevista per le ore 3. Comincia la guerra. Si mette in cammino la divisione alpina Iulia per fare il blitz coi muli e col fucile 91. Quando le cose della Grecia si mettono male, Badoglio ne parla confidenzialmente col gerarca Pavolini, sostenendo che il difetto sta nel manico, al vertice, a Palazzo Venezia. Mussolini lo viene a sapere. Si arroventa la polemica di Farinacci contro Badoglio. Badoglio si dimette il 26 novembre e se ne va a caccia in Lomellina. Quando torna a Roma il 3 dicembre è propenso a ritirare le dimissioni, ma presentandosi al re viene a sapere che non c'è più niente da fare e che per la successione è designato cavaliere. È in certi silenzi delle ore decisive e in certe manovre rassegnate davanti ai potenti che si manifesta un tratto essenziale di Badoglio. Ce lo dice lo storico Gaetano Salvemini, ce lo conferma Badoglio stesso con una intervista concessa il 3 novembre del 1943 all'Herald Tribune. Pare incredibile, ma anch'io fui perquisito per accertare che non portavo armi nascoste. Quando Hitler e Mussolini si incontravano, tutti gli italiani che dovevano assistere ai colloqui erano perquisiti. Il 25 luglio del 1943, due settimane dopo lo sbarco alleato in Sicilia, si registra la grande svolta, con il re che, liquidato Mussolini, affida la presidenza del Consiglio a Badoglio. Attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere, Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio. Il maresciallo si rifugia nella formula carica di rovine e di polemiche, la guerra continua. La consegna è di prendere tempo, di spegnere gli entusiasmi democratici all'interno, di evitare gli attriti coi tedeschi. Atteso fino dai giorni della scuola è giunto. Si parte per la prima missione di guerra. La nuova serie dei cinegiornali Luce prende la strada vecchia della propaganda di guerra. L'innegabile affinità di impiego ci invita a passare da una base di sommergibili a un campo di aerosiluranti. Questi sono gli equipaggi dell'azione fulminea, come gli altri lo erano dell'insidia lenta, tormentosa, paziente. Segnalata sul mare una possibile preda, ci si prepara al decollo. Si ripristina la censura preventiva. Il Ministero della Cultura Popolare impartisce ai giornali le seguenti disposizioni: evitare critiche a uomini e fatti del passato regime, astenersi da previsioni pessimistiche circa l'andamento delle operazioni militari, usare il massimo riguardo verso gli alleati tedeschi. Navi nemiche sono avvistate. Entrano in azione le artiglierie. Gli aerei proseguono impavidi manovrando fra gli scoppi dei proiettili. Il primo siluro è sganciato. A distanza di 41 anni, i 45 giorni dell'estate 1943 sono ancora carichi di problemi insoluti che per lo più si basano su Badoglio.
Perché è chiamato alla presidenza del Consiglio? Il re, che non vuole politici, ha bisogno di un militare. E il maresciallo Caviglia è troppo vecchio. E i generali giovani non sono popolari. Badoglio è il simbolo della continuità, come uomo di Vittorio Veneto e di Addis Abeba, ed è anche il simbolo della rivolta, come silurato dal fascismo. Come nasce la formula «la guerra continua»? È dovuta a Vittorio Emanuele Orlando, ex presidente del Consiglio, e Badoglio la fa sua senza battere ciglio. La formula si propone di guadagnare tempo, ma finisce per perdere tempo e per complicare tremendamente le cose. Londra e Washington non la capiscono, Berlino la capisce benissimo. Così, per opposti interessi, gli alleati e i nazisti si trovano d'accordo nel diffidare del 25 luglio. Temono che la svolta italiana sappia di trappola, di machiavellismo, e corrono ai ripari. Da un lato gli alleati intensificano i bombardamenti, dall'altro la Wehrmacht sposta ingenti forze verso la penisola, senza interpellare Roma. Qual è la strategia di Badoglio? Una politica chiara non ce l'ha che sul fronte interno e risulta molto dura e altrettanto ottusa. Alla remissività nei confronti della Wehrmacht, evidentemente impegnata nella occupazione preventiva, corrisponde, secondo le direttive della circolare Roatta, una estrema energia preventiva contro i perturbatori, che non sono i fascisti. A Cuneo, il 26 luglio, durante una manifestazione popolare, Duccio Galimberti parla chiaro. La guerra continua, ma deve essere contro i tedeschi. E l'autorità militare spicca contro di lui un bel mandato di cattura. Pochi mesi dopo lo ammazzeranno le Brigate Nere. Il 28 luglio, a Bari, una dimostrazione di studenti lascia sul lastrico una ventina di morti. Ne parla Vittorio Fiore, figlio dell'insigne meridionalista Tommaso Fiore. C'erano giovani e anziani di tutte le età, ma soprattutto giovani, preceduti da bandiere, e si dirigevano verso il carcere dove erano i prigionieri politici e dove il fascismo sperava di celebrare un processone. E c'erano mio padre, c'era Guido De Ruggiero, c'era Guido Calogero, c'era Giulio Butticci, stavano tanti giovani. E io poi al carcere militare. Arrivati dinanzi alla Federazione del Fascio, che era lungo via Nicolò dell'Arca, trovarono un plotone di soldati. I giovani si arrestarono e chiesero di parlare, e anzi si fecero avanti, e mio fratello Graziano, che guidava il corteo, chiese di parlare, ma non fecero nemmeno a tempo, tre squilli di tromba e cominciarono a sparare, ma non alla cieca, ma cercando di colpire i ragazzi che fuggivano, dei quali 21 poi caddero morti sul terreno e moltissimi feriti. Ma che c'è dietro questa storia tragica, questo inizio di resistenza nel sud? C'è l'ordine del generale Roatta di evitare assembramenti, di evitare sommosse, di evitare la rivoluzione popolare che tutti temevano. Era il 28 luglio, da tre giorni era caduto il fascismo, i prigionieri erano ancora in carcere. Questo è il clima in cui si viveva allora. L'ordine di Roatta era perentorio, preciso. Le forze moderate, conservatrici, fasciste, monarchiche speravano di controllare una situazione che invece sfuggiva dalle mani. Non avendo una politica chiara e sicura, l'Italia subisce sia la politica dell'alleato da allontanare, sia la politica dei nemici da avvicinare. Berlino teme che gli italiani facciano argine lungo la frontiera e dispone lo spostamento di grosse forze al di là del Brennero. Comincia una lunga serie di prepotenti passi tedeschi e di tentennamenti italiani, che porta al repentino e ben preparato intervento della Wehrmacht, dopo la nostra dichiarazione dell'armistizio dell'8 settembre. Ai primi d'agosto Rommel è pronto ad entrare in azione sul suolo italiano contro le forze italiane. Tre divisioni vengono dislocate intorno alla Spezia per chiudere la piazza in una morsa. Il 2 agosto ha luogo a Venezia un incontro tra l'ammiraglio Canaris, capo dell'Abwehr tedesca, e il generale Amé, capo del servizio informazioni italiano. Passeggiando sulla spiaggia, a quattro occhi, Canaris parla a cuore aperto. Date retta a me, di truppe germaniche, fatene entrare il meno che sia possibile. A Berlino il tedesco assicura che, secondo le dichiarazioni di Amé, l'Italia rimane fedele all'alleanza. A Roma l'italiano riferisce l'esortazione di Canaris.
non si tiene conto né dell'uno né dell'altro rapporto. A me è prontamente rimosso da Badoglio. Canaris sarà impiccato da Hitler nel 45. Nell'autunno del 17 spicca davanti a Caporetto il 24 ottobre di inerzia del generale Badoglio. Nei 45 giorni dell'estate 1943 spicca la settimana di inerzia del governo Badoglio dopo il 25 luglio. Passa un giorno, passa l'altro. Il 31 luglio, in una riunione presieduta dal re, si ribadisce la necessità di intavolare trattative con gli anglo-americani. Ma con quali prospettive? Per quali vie? E che cosa si aspetta? La ricerca dei contatti con gli alleati, gli incarichi affidati ufficialmente o no a diversi personaggi, l'inizio e l'andamento delle trattative mettono a fuoco un quadro di pressappochismo e di faciloneria. Badoglio, ossessionato dal pericolo tedesco, pensa a mantenere il segreto ben più che a operare. A trattative avviate due settimane prima dell'armistizio, si apre col generale Ambrosio, parlando così. Per impedire che i tedeschi ne sappiano qualcosa, ho preventivato la perdita di 500.000 di uomini nei Balcani. Per il resto, ha preventivato poco o niente. L'armistizio è firmato il 3 settembre 1943 a Cassibile, in Sicilia, dal generale Castellano, sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, a conclusione di una serie di episodi molto significativi. Per le trattative gli alleati vogliono un generale, ma Badoglio, che ha passato la vita nell'esercito, dice tranquillamente che non ne conosce. Si sceglie infine Castellano, che non parla inglese. Prima della partenza per Lisbona, per l'inizio delle trattative, non gli è dato incontrare Badoglio e non gli sono date istruzioni chiare. Appena arrivato in Portogallo si trova tagliato fuori, non può comunicare col governo e trasmette telegrammi per via normale, con testi convenzionali. A Roma quei messaggi sfuggono ai tedeschi, ma non sono capiti dagli italiani. A Lisbona si trova da tempo, alle dipendenze del colonnello Gigi Glary, un sottufficiale marconista, Vittorio d'Argento, con radiotrasmittente e cifrario per il collegamento col comando supremo. Ma Castellano non lo sa e nessuno si cura di avvertirlo. Così deve tornare a Roma in treno per sapere come stanno le cose. Questa incredibile povertà tecnica suscita diffidenza negli alleati. La lunga mancanza di notizie persuade Roma all'invio di un'altra missione, che lascia gli alleati interdetti e ancora più diffidenti. Perché i ministri non sono messi al corrente dell'avvenuta firma dell'armistizio? Perfino il ministro degli interni, perfino il ministro della guerra è all'oscuro di tutto. Perché, firmato l'armistizio, non sono diramate disposizioni precise a tutti i comandi? A questa domanda della commissione d'inchiesta, il generale Ambrosio risponde: solo dopo il Consiglio della Corona fu deciso di rispettare o meno l'armistizio. Sembra incredibile la convocazione di un Consiglio della Corona per discutere se si debba rispettare o no un armistizio appena firmato. Eppure si sa che la riunione si svolge al Quirinale, nella sala di Don Chisciotte. Ce ne parla Luigi Marchesi, che in via eccezionalissima, come ufficiale di Stato Maggiore, fu presente in qualità di segretario. Verso le ore 18 fui convocato dal generale Ambrosio al Quirinale. Stava per iniziare il Consiglio della Corona. Il generale Ambrosio mi presentò al re e spiegò che desiderava che io partecipassi perché ero l'unico che aveva preso parte alle trattative dell'armistizio con gli alleati. Entrammo nella sala. Era a capotavola, c'era il re, il maresciallo Badoglio e il ministro Guariglia. Poi c'erano tutti i ministri militari, i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e infine il generale Carboni. Dalla parte opposta c'erano Ambrosio ed io. Subito Badoglio fece cenno a Ambrosio, Ambrosio si alzò e diede una relazione degli avvenimenti. In particolare tratteggiò brevemente le trattative dell'armistizio e subito parlò del grave inconveniente che si era verificato con l'anticipazione del giorno dell'armistizio, anche se non concordato ancora, certo questa anticipazione ci trovava ancora in fase di preparazione ed era una situazione critica, molto difficile. Fece un intervento piuttosto breve e si sedette. Si alzò il generale Carboni, il quale prese a stigmatizzare tutte le trattative dell'armistizio e in pratica arrivò a pensare e a proporre di sconfessare l'armistizio.
A quel punto vidi una porta che si socchiudeva, era un usciere che mi faceva il cenno di uscire, di andare vicino a lui. Andai, mi diede un messaggio, tornai al tavolo e in una pausa interruppi il generale Carboni che stava ancora parlando e lessi questo messaggio che era l'ultima parte del messaggio Eisenhower per la proclamazione dell'armistizio, che diceva in altri termini che lui aveva già comunicato l'armistizio alla radio, a Radio Algeri, altrettanto si attendeva da Badoglio. Carboni, sentito questo, come se niente fosse, continuò a parlare e a un certo punto intimidì l'uditorio facendo balenare il bombardamento Stukas che avrebbero avuto subito dai tedeschi se l'armistizio fosse stato mantenuto. Io intanto ero seduto dalla parte opposta e meditavo, era un po' che mi sembrava impossibile di vedere che nessuno interveniva e quindi a un certo momento pensai addirittura di farlo io un intervento. E così, non lo so come, in un'altra pausa del generale Carboni mi trovai in piedi. Ero estremamente calmo, ero molto sicuro di quello che volevo dire. Infatti tratteggiai brevemente le trattative che avevamo avuto con gli alleati e illustrai molto bene come con l'aiuto alleato non ci sarebbe certamente mancato, tanto che fino dalle prime ore noi avevamo avuto a disposizione una divisione americana aerotrasportata di paracadutisti, una forza di 100 pezzi di artiglieria che sarebbero arrivati sul Tevere, questo fin dalle prime ore della battaglia. Quindi bisognava intendere che noi di fatto con questo avevamo ottenuto che l'Italia, mentre da un lato firmava la resa incondizionata, dall'altro automaticamente diventava alleata degli angloamericani. E così dopo parlai ancora relativamente alla esecuzione di questa firma di armistizio, e cioè a questi fotografi e cineasti americani che continuavano a riprendere tutta la... Sarebbe stata una cosa orribile se l'armistizio non fosse stato mantenuto. Una ignominia per l'Italia indimenticabile, un vero disonore. Ci pensassero, arrivai a dirgli questo. A quel punto si alza il ministro Guariglia, il quale dice: a questo punto non c'è più niente da fare, bisogna mantenere l'impegno che abbiamo preso. Si siede, si alza Badoglio, che aveva sussurrato qualche cosa col re, e fa cenno a tutta l'assemblea di sciogliersi e tutti uscirono dalla sala. Durante il Consiglio della Corona si fa il punto circa le istruzioni diramate o da diramare ai comandi in seguito all'armistizio. Le istruzioni hanno il torto di essere tardive e tutt'altro che chiare, di lasciare ai tedeschi l'iniziativa delle ostilità. Le conseguenze, facilmente prevedibili, sono ben note e particolarmente gravi per i 500.000 uomini dei Balcani. L'allora maggiore Marchesi ebbe la ventura di essere vicino a Badoglio subito dopo il Consiglio della Corona, nella corsa verso la sede dell'EIAR e durante la trasmissione del proclama. Adesso dovresti parlare del tuo viaggio con Badoglio verso la radio e della trasmissione del proclama dell'8 settembre. Il maresciallo, uscito dalla sala del consiglio, si rivolse al generale Ambrosio e chiese che cosa doveva fare per dare questo proclama. E il generale Ambrosio si rivolse a Carboni, il quale capo del SIM aveva avuto ordine di predisporre questa situazione. E Carboni non ne sapeva niente. Allora rimasero tutti perplessi. Badoglio si rivolse direttamente a me e mi disse: senta, allora andiamo alla radio e mi accompagna lei. E così fu. In macchina andammo noi due soli, era sempre silenzioso durante il percorso. Arrivammo alla radio. Alla radio un usciere si fece avanti, vide il maresciallo e chiesi che lo facessero entrare in uno studio e così fu. Chiamato il direttore, gli diciamo di dover dare il proclama, che il maresciallo doveva darlo, e allora il direttore disse che era meglio darlo alle 19.45, l'ora di trasmissione, se no prima nessuno avrebbe sentito. E il maresciallo Badoglio annuì e accettò. Il direttore se ne andò, rimanemmo noi due soli seduti in questo studiolo. A quel punto mi venne in mente che non avevamo scorta, che intanto si sarebbe radunata gente fuori. Così chiesi il permesso di uscire dallo studio e andai a telefonare al Comando Supremo, chiesi la scorta. Tra l'altro ho poi saputo dopo
che subito a destra, uscendo dalla radio, c'era una caserma dei pompieri che però in quella situazione era occupata dai reparti, da reparti tedeschi. Allora tornai nello studio e quasi subito arrivò anche il figlio Mario. Il maresciallo era molto abbattuto e silenzioso, non parlava neanche col figlio. Arrivarono le 19:45 e il maresciallo incredibilmente si fece una forza grande e parlò e diede il proclama con una voce energica, come veramente aveva abitualmente prima. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. In seguito alla firma dell'armistizio, la partenza del re e del presidente del Consiglio da Roma è giustificabilissima in linea di principio. Assume il carattere di fuga e risulta imperdonabile a causa del modo tenuto e delle scelte fatte. È assai lunga la serie delle dimenticanze che caratterizzano le ultime ore romane di Badoglio prima della partenza per Pescara. Si dimentica o non si cura di avvertire tutti i ministri, di metterli in allarme, di dargli almeno il si salvi chi può. Dimentica sulla scrivania il memoriale Cavallero, che sarà trovato dai tedeschi. E i tedeschi correranno a mettere le mani sul maresciallo, lo porteranno da Kesselring a Frascati. E là, in giardino, il maresciallo sarà poi trovato morto per un colpo di pistola alla testa. Forse suicida e forse no. Nei primi giorni di settembre, Badoglio ha già provveduto a trasferire su un conto a suo nome, presso una banca svizzera, una decina di milioni tratti dai fondi della presidenza del Consiglio. Adesso, appena prima della partenza, preleva 18 milioni e li sistema in una valigetta. Il seguito di questa storia si trova in una lettera, ora presso l'archivio di Stato di Mantova, scritta nell'estate del 44 a Ivano Ebonomi, suo successore alla presidenza del Consiglio. Badoglio fa sapere che nella fretta la valigetta è stata dimenticata, che è stata recuperata dal figlio Mario, rimasto a Roma, e che la somma è stata utilizzata per sussidi a profughi e partigiani. Non si può ancora presentare il rendiconto perché Mario Badoglio si trova in Germania prigioniero. È incredibilmente lunga anche la serie delle circostanze oscure e dei dettagli incredibili che caratterizzano la fuga di Pescara. Ruggero Zangrandi scrive che Badoglio, Ambrosio e Roatta sabotarono la difesa di Roma, ottenendo in cambio da Kesselring via libera verso il sud. A conforto di questa tesi sta una documentazione interessante ma tutt'altro che esauriente. Susanna Agnelli racconta che il tenente Raimondo Lanza di Trabia inseguì affannosamente l'augusta colonna in fuga e la raggiunse ad un passaggio a livello chiuso. Si presentò a Badoglio. «Sono l'ufficiale d'ordinanza del generale Carboni. Il generale aspetta ordini. Mi ha mandato a chiedere ordini. Che cosa devo fare?» Alcuni generali scesero dalle macchine discutendo sul da farsi, ma improvvisamente arrivò il treno. Saltarono tutti sulle automobili. La sbarra del passaggio a livello si alzò e tutta la colonna ripartì a grande velocità, mentre Badoglio e un altro generale, con la testa fuori dal finestrino, gridavano «Gli dica di far quello che può, gli dica di arrangiarsi». Carboni, che avrebbe dovuto difendere Roma, si arrangiò mettendosi in borghese. Gli uomini che lottarono per la difesa di Roma si arrangiarono senza di lui, da Porta San Paolo alla piramide di Caio Cesti. Perdettero la vita 500 militari e 156 civili. Si sostiene da varie fonti autorevoli che il principe Umberto, durante una sosta, fece il possibile per tornare a Roma e che proprio Badoglio gli si oppose. Secondo Artieri, si presentò al re e a Badoglio, che passeggiavano in un cortile del castello di Crecchio, dove avevano fatto sosta durante la fuga. «È necessario che io torni subito, oggi stesso. Attendo soltanto l'autorizzazione di Sua Maestà». Badoglio si volse con energia, dette del lei al principe come a un generale qualsiasi. «Le devo ricordare che è un soldato e poiché porta le stellette deve ubbidire». Il re tacque. C'è chi vede in questa linea del maresciallo il disegno di non risparmiare il principe, di non sottrarlo alle responsabilità della fuga. Io di questo non posso parlare con competenza perché non ero presente e non ho mai posto questa domanda al maresciallo.
Ragiono con la logica. E credo senz'altro che Badoglio abbia ritenuto che il principe dovesse seguire il capo dello Stato e il capo del governo nel loro trasferimento a Brindisi, perché Umberto era il principe ereditario. Se rientrava a Roma, se restava a Roma, sarebbe stato immediatamente arrestato, deportato, ucciso, fucilato, quello che si vuole, o sarebbe stato costretto a rinnegare l'armistizio del padre. Quindi sarebbe l'Italia rimasta allo stato di partenza senza la possibilità di una rinascita. Per cui era indispensabile che il principe seguisse il capo dello Stato. Sul viaggio fuga da Roma a Brindisi, ecco i ricordi di un testimone che allora era un ragazzo. L'8 settembre 1943 abbiamo assistito all'arrivo in questo castello dei regali con tutto lo Stato Maggiore. Seguiva naturalmente in prima persona il maresciallo Badoglio, il generale Rovatta e altri alti ufficiali. Naturalmente la cittadinanza incuriosita e noi giovincelli di quel tempo, ancor più di loro, ci siamo avvicinati. Abbiamo notato da quella finestra che il maresciallo Badoglio dimostrava un certo nervosismo, non voleva farsi notare e abbiamo chiaramente constatato che lui portava un bastrano militare con i risvolti delle maniche coperti. Il che non ci è... diciamo così, ci ha incuriositi, ma abbiamo poi riflettuto sul perché di quel modo di vestire. Lo stesso giorno, nel pomeriggio, la colonna dei regali con tutto lo Stato Maggiore si avviò verso l'aeroporto di Pescara, con la speranza di potersi imbarcare su qualche aereo e quindi raggiungere il meridione. Purtroppo l'aeroporto era già bloccato dai tedeschi, e allora tornarono nuovamente in questo castello. Il giorno successivo si collegarono con la baionetta, con la nave baionetta, e quindi si imbarcarono nel vicino porto di Ortona, partendo la notte verso l'una, in colonna verso la stessa città di Ortona. Durante il viaggio da Roma verso l'Adriatico, Badoglio appare molto stanco e ossessionato dal terrore di cadere in mano ai tedeschi. Ripete spesso questa frase: se ci prendono, ci tagliano la testa a tutti. Raggiunge Pescara e si imbarca verso le 21 sulla corvetta Baionetta, in compagnia del ministro De Curten. Poco dopo mezzanotte, il re, la regina, il principe Umberto e il seguito, in attesa sul molo di Ortona, si imbarcano a loro volta sul Baionetta, che sarà scortato dall'incrociatore Scipione l'Africano. L'allora maggiore Marchesi ha ricordi precisi anche sulle ore di Ortona. Contrariamente a quello che si crede, sul Baionetta non erano imbarcate molte persone, perché all'atto dell'imbarco l'ammiraglio De Curten si mise in cima alla scaletta e disse solo avanti generali e solo generali. E Ambrosio faticò per far entrare me e il colonnello De Francesco sulla nave, dato che non eravamo generali. La navigazione fu facile durante la notte, senza nessun avvenimento, ma all'alba, poco dopo l'alba, un ricognitore tedesco fece due giri sopra alla nave, sopra la corvetta. Evidentemente aveva individuato corvetta e incrociatore Scipione l'Africano. A quel punto si prese terra e eravamo all'altezza di Brindisi. Lì si andò a finire, mentre forse la previsione poteva essere più probabile per Taranto. Pochi minuti dopo che il re e la regina sbarcarono, ricevuti da un piccolo applauso di una folla che si era riunita, dopo due o tre minuti avvenne effettivamente il bombardamento tedesco su Brindisi. Nelle prime fasi del cosiddetto Regno del Sud, la figura di Badoglio solleva un problema importante circa i rapporti col re. In linea di principio, egli è di perfetta lealtà col sovrano. Non fa che parlare così: io ero fascista perché il re era fascista. Quando il re mi ha detto di riorganizzare un governo antifascista, io l'ho fatto. Faccio ciò che mi dice il re.
Alla lunga, questa obbedienza assoluta può sapere di furberia. Per calcolo o per caso, l'ostentata inclinazione a far derivare tutto dal re fa di Badoglio un personaggio meritevole di particolare appoggio dall'esterno, ma non responsabile di ciò che vuole il supervertice. Lascia intendere che bisogna fare conto su di lui per certi colpi di freno e per certe accelerazioni, come quando si tratta di persuadere il re alla dichiarazione di guerra contro la Germania. A sua volta, il re ha perduto una parte della fiducia che aveva in Badoglio durante le ore del 25 luglio. Gli è capitato spesso di trovarlo lento, poco sincero e portato a fare il vuoto intorno alla monarchia. Il diario del generale Puntoni, primo aiutante in campo del re, mette in risalto la crescente ostilità degli ambienti di corte nei confronti di Badoglio. All'inizio del Regno del Sud, Badoglio deve affrontare, come presidente del Consiglio, una situazione estremamente difficile tra il re chiuso in un rigido immobilismo, gli alleati duri, pressanti, diffidenti e le forze politiche dell'antifascismo, naturalmente ansiose di avviare il processo di democratizzazione. Profondamente mutato da quello della Prima Guerra Mondiale, ma ritarda a capire i tempi e la necessità di cose nuove. Nulla è cambiato tra i militari, annota Jaime Pintor, arrivando a Brindisi. A Napoli, su proposta di Benedetto Croce, si dà inizio alla costituzione di legioni volontarie, al comando del generale Pavone. Ma Badoglio si unisce agli alleati nel dire un no decisivo. Nasce sulla stampa inglese una grana a proposito della campagna di Abissinia e del ducato di Addis Abeba. Badoglio non molla. Dice che rinuncerà a quel patronimico quando i duchi di Magdala rinunceranno al titolo che gli compete, come eredi di Lord Napier, comandante della spedizione in Abissinia del 1867. Il generale Roatta, braccio destro di Badoglio, annuncia la costituzione di un ufficio propaganda e lo affida al capitano Amendola, sottolineando che costui non ha niente a che fare con quel famigerato Amendola, politicamente antifascista di altri tempi. E proprio questo Amendola dà vita alla rivista La Rassegna, accanita nell'attacco contro i partiti. Secondo alcuni giornali inglesi, gli italiani sono sempre quelli, ma gli alleati, e in particolare il governo di Londra, fanno tutto il possibile perché non cambino. Quando, nel gennaio del 44, ha luogo a Bari, nel Teatro Piccinni, il congresso dei comitati di liberazione, il quartier generale di Alexander vieta tassativamente la radiotrasmissione dei lavori. Benedetto Croce parla più che agli italiani ai vincitori e parla con fermezza e con nobiltà. Ma il generale Alexander interviene perché del discorso non si è dato che un breve riassunto. Il congresso si propone di fare politica, di dare respiro e stimolo ai partiti, di prendere di mira il re, di mettere in discussione il governo Badoglio. E questo è troppo per gli alleati, che pur accusando gli italiani di fascismo, intendono tenere a freno l'antifascismo. A parole si chiede che gli italiani partecipino alla lotta contro la Germania. Coi fatti si finisce per scoraggiarli, per mettergli i bastoni nelle ruote. Il 14 ottobre Badoglio annuncia di aver ottenuto dal quartier generale alleato di riprendere tutte le nostre armi, ma in realtà quelle armi sono inviate in Jugoslavia a Tito. Capita poi che quando, dopo la sanguinosa battaglia di Montelungo, è in corso il riordinamento e il rafforzamento del raggruppamento motorizzato, il comando della Quinta Armata decide di passare tutto il personale al settore lavori. Ci vuole una lunga serie di interventi presso il generale Clark perché sia autorizzata la costituzione del Corpo di Liberazione e perché questa unità sia autorizzata a fare la guerra. La storia di quegli anni, del Regno del Sud, a Salerno e poi a Roma, è troppo carica di pagine ancora oscure, troppo complessa, troppo importante per non chiedere un esame in sé molto particolareggiato. Una pagina che sembra giusto proporre all'attenzione è quella iniquamente trascurata del generale Bellomo, ferito due volte nel vittorioso attacco del 9 settembre 1943 contro il presidio tedesco di Bari. Il 28 gennaio del 1944 egli è tratto in arresto dalla polizia militare inglese come responsabile dell'uccisione di un ufficiale inglese fuggito dal campo prigionieri di Torre Tresca. Mentre i generali accusati di crimini di guerra in Africa e nei Balcani stanno tranquillamente ai vertici, la resa dei conti è riservata al generale della liberazione di Bari. Il 28 luglio del 1945 la corte militare inglese pronuncia la sentenza. Bellomo è fucilato l'11 settembre, a guerra finita.
Secondo Umberto di Savoia, Badoglio non si è voluto interessare. Egli fu l'unico alto ufficiale, reo di guerra, se così si può dire, condannato a morte in un processo non legittimo, in cui fu impedito ai suoi difensori di produrre i testimoni a favore. Un uomo tutto d'un pezzo che però aveva avuto il coraggio di scrivere un rapporto sui generali badogliani, sui suoi dipendenti, estremamente sfavorevole, estremamente negativo. E gliela fecero pagare. L'episodio è stato oggetto di analisi storiche, anche approfondite. Ma il problema va inquadrato nel clima di quegli anni, in quei giorni cruciali della nostra storia. È un uomo coraggioso il quale prende posizione contro i generali che invece volevano mantenere in piedi le situazioni stagnanti, monarchiche, fasciste, avrebbe potuto essere salvato se lo stesso Principe Umberto e lo stesso Badoglio fossero intervenuti presso il comando alleato, il che non avvenne. Acqua passata, può darsi. Ma conviene ricordare che Bellomo è andato al muro rifiutando di chiedere la grazia e invocando la revisione del processo. È giusto insabbiare la sua invocazione? Nel Regno del Sud, a Badoglio è riservata una sorte amara, la sorte di passare di delusione in delusione. Sente altamente di sé, è convinto di avere diritto alla riconoscenza e all'ammirazione di tutti, ma finisce per trovarsi di fronte a una realtà profondamente diversa dalle sue speranze e dalle sue convinzioni. Al nord, proprio tra i partigiani del vecchio Piemonte, nasce la Badoglieide. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano? Sei davvero un gran bel porcaccion. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba? Meritavi di prender la meba ed invece facevi milion. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera. La camicia non era più nera, ma il fascismo restava il padron. Io vorrei sapere da te quando e come è nata questa canzone Badoglieide. Dunque, la Badoglieide nasce alle Grange di Narbona, sulla disfluviale tra la Valle Grana e la Valle Maira, nel pieno di un grande rastrellamento. In una pausa, nella sera, la notte tra il 25 e il 26 aprile del 1944, ci riuniamo in una baita con Livio, con... Chi è Livio? Un nome di battaglia? Livio... No, Livio Bianco. Ah. Livio Bianco era un avvocato di Torino, un antifascista, era... Il nostro comandante era il più politicizzato tra noi. Io comandavo la quarta banda, lui era il commissario politico del settore giustizia e libertà del Cuneese. C'era Livio, c'era suo fratello, c'era Ivano Bellini, che era un reduce di Russia della Iulia, c'era Nino Monaco, c'erano i nostri portaordini, Domenico Lovera, Nini Mondino ed altri partigiani. Niente. Ci siamo riuniti così in questa baita e incominciato Livio. Ha deciso, dice, ma mettiamo giù le note caratteristiche di Badoglio. Ecco, secondo te, perché Badoglio è stato il punto d'incontro dei vostri ricordi, del vostro stato d'animo, della vostra amarezza e di tante cose di quella notte? Badoglio era un personaggio molto discusso nel nostro ambiente, non tanto come uno dei personaggi del 25 luglio, ma come il grosso responsabile dell'8 settembre, del disordine dell'8 settembre. Bisogna qui dalle nostre parti, la gente, la popolazione, quando parlava dell'8 settembre, lo definiva il disordine di Badoglio. L'8 settembre era stato definito così dalla gente, perché qualcuno si è sfasciato un'armata, perché l'8 settembre è stato particolarmente drammatico da queste parti.
Quindi era normale che una filastrocca del genere, nata così in un ambiente drammatico come era quello del il nostro, il bersaglio fosse sì il re, fosse sì Mussolini, ma fosse soprattutto Badoglio. Niente, Livio suggeriva una strofa, poi ognuno di noi si inseriva nel discorso. Io ho suggerito la frase, il ritornello sul fronte russo, no? Graziano giocava le bocce mentre noi crepavamo in Russia, ecco, queste cose qui. Alberto Bianco ha suggerito una strofa sull'Albania, i partigiani ne hanno suggerite altre. È andata avanti questa canzone, inventata così, con Livio che collaudava le strofe, che si entusiasmava. È stato un momento anche in cui abbiamo scaricato tutta la rabbia, tutta la sofferenza di quei giorni, ecco, prendendo come bersaglio soprattutto Badoglio e il re. Questa è la storia della Badogliaete, nata così a caldo. Sì, come nascono le canzoni di montagna. Come nascono le canzoni di guerra. Appena raggiunta Roma, al sud si apre la crisi di governo e Badoglio deve dare il posto a Ivano e Bonomi. Nella riunione del Grand Hotel, l'8 giugno del 1944, quando la crisi si risolve senza di lui e contro di lui, ha uno scatto di orgoglio e di amarezza. Parla così. Mi sia concessa una dichiarazione. Voi siete riuniti ora intorno a questo tavolo, in Roma liberata, non perché voi, che eravate nascosti o chiusi in conventi, abbiate potuto fare qualcosa. Chi ha lavorato finora, assumendo le più gravi responsabilità, è quel militare che, come ha detto Ruini, non appartiene ad alcun partito. È una delle tante pagine della vita di Badoglio che si prestano a mettere in luce la sua figura, i suoi limiti, il suo orgoglio e ad accendere grandi polemiche.